Ben ritrovati su Obbligo di Riscatto, sabato 30 luglio 2022. Siamo qui con, non lo so, la 60esima, 50esima puntata Può essere. di Obbligo di Riscatto, però è la prima con Charles de Ketelaere ufficiosamente. Ovviamente l'ufficialità arriverà solo dopo le visite mediche. Rosso Nero, Simone Cristao, ben Ciao, ciao ritrovato. ragazzi, ben ritrovati a tutti. Ce l'abbiamo fatta dal 30 giugno con le firme di Maldini Massara al 30 luglio con la chiusura dell'affare De Ketelaere. Un bel mese, è stato Direi di pieno. sì, direi di sì. Caro il mio direttore, un saluto naturalmente anche da parte del sottoscritto Enrico Boiani. Ci abbiamo messo tanto, ci abbiamo messo veramente tanto. È stata una trattativa logorante, è stata una trattativa lunghissima, fatta di giochi, controgiochi, rilanci, contropartite, o prime offerte, seconde offerte, terze offerte, bonus, bonus facili, bonus difficili. Percentuali su rivendita, niente percentuali su rivendita, insomma, è stata una trattativa lunghissima con l'incontro avvenuto a Bruges, l'incontro successivo avvenuto a Lugano, che pare sia stato quello in realtà che abbia sbloccato un po' tutto, che abbia portato più facilmente alla chiusura dell'affare. Fatto sta, Simo, che siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì, si può dire che ce l'abbiamo fatta. Ieri mattina di quest'ora eravamo molto ottimisti, ovviamente, insomma, i segnali che stavano arrivando erano tutti in questa direzione, cioè sulla chiusura dell'affare. Poi ovviamente non essendoci stata ancora la chiusura a quell'ora del mattino ero ancora rimasti un po' prudenti. Però, insomma, tra il fatto che uno, il giocatore non si allenava da giorni, due, spingeva per andare via, tre, si è ridotto l'ingaggio, 4 si è arrivati più o meno una quadra sulla cifra finale tra bonus e parte fissa e un CDA del Bruges la sera precedente, quindi insomma gli indizi erano veramente tanti per poter far crollare tutto quanto invece. E allora alla fine ce l'abbiamo fatta, le abbiamo strappato di dosso quel nerazzurro inguardabile e adesso lo vestiremo di rosso nero, A di tal nero, vista la maglia di proposito, quest'anno. Però sì, di di rosso nero. e nero. A tal proposito, io ti farei notare, farei vedere a tutti i nostri ascoltatori, che ringraziamo tra l'altro per averci seguito in questa logorante trattativa e per essere stati in tutti quei 20 obblighi di riscatto tutti uguali praticamente. Quindi grazie, grazie, grazie a tutti. No, dicevo, faccio vedere come viene, insomma. Celebrato. Celebrato l'arrivo di Charles in Italia dai maggiori quotidiani sportivi, perché Più o un colpo meno. comunque da più di 30 milioni. Dopo, adesso finita sta cavolata che facciamo, diciamo anche le cifre, però guarda qua. Aspetta che ti tolgo il bannerino. Sì, perché il ballerino lo esclude, visto che è nella spalletta di sinistra. È Vabbè. qui. No, aspetta, devo fare così. È proprio qui, in piccolino. Ma d'altronde ci sono gli untouchables. C'è la Lula, che bisogna fare. Chi Vabbè, ne parla di più, Simo, è sì. il Corriere con Però mi è questo. piaciuto perché li hanno messi di spalle, quindi non si può vedere che lo sponsor tecnico sul petto non c'è. Poi c'è Lautaro che copre Lukaku, quindi il petto di Lukaku, quindi è giusto. Chi ne parla di più è il Corriere, credo, con questo taglio alto, Però. un po' più rispetto agli altri, ecco. Però questo è quanto. Vabbè, ragazzi, cosa dobbiamo dire? Tanto ormai ce lo possiamo dire da soli tra di noi, cioè che il Milan non ha venduto e invece ha comprato. Ed è l'unica squadra che lo ha fatto fino adesso, perché la Juve si è comprato, ma si è venduta De Ligt a peso d'oro in tutti i sensi. E Eh sì. l'Inter, adesso l'aspettiamo. Già, Quindi. per quanto riguarda, Simo, le cifre di De Ketelaere, perché ho visto che ieri
Ci sono state anche ieri versioni diverse, no? C'è chi diceva 32 più 3, chi 32 più 4, chi ha messo una rivendita, insomma, una percentuale naturalmente sulla rivendita, insomma, anche qui c'è un po' di confusione. E in parte c'è ancora, nel senso che nessuno in questo momento sa di preciso quali sono le cifre dell'operazione. Si sa che siamo arrivati ai 35, non si sa esattamente come, ovvero se siamo a 32 più 3, 33 più 2, 31 più 4, 31 più 2 più 2, per intenderci, cioè due fissi, cioè due bonus semplici e due bonus un po' più complicati. Però quello che si sa è che siamo arrivati alla fatidica cifra che alla fine il Brugio aveva sempre chiesto, cioè i 35 milioni, che più o meno era la loro deadline minima per poter accedere al ragazzo, così. E così è stato, si è confermato ancora una volta che prende 2-2 il ragazzo, quindi è venuto incontro anche lui stesso, ma di sua volontà di ridursi anche un po' l'ingaggio per agevolare tutto quanto. E Henry, adesso lo aspettiamo. Perché arriva a Milano. Dal Milano ancora non si sa di preciso quando arriverà, quindi orari, eccetera, tra sbarco e visite mediche, però questo è il suo weekend e quindi lo aspettiamo. Henry, sai cosa possiamo dire? Per De Ketelaere è il weekend decisivo. Questo sì, questo sì. Questo ragazzi è l'ultimo weekend per De Ketelaere, ve lo promettiamo. Adesso centrocampista, Beh, adesso difensore, tutte e si due. va a fare un tuffo. Ah no. No, in questo Magari. momento la priorità numero due è il centrocampista, perché è l'operazione forse più complicata da fare, visto che comunque sul difensore si virerà su un prestito che andrà a chiudere la rosa. Tra l'altro Simon Kjær si sta riaffacciando alla prima squadra. Non è questo il momento per andare a spendere troppo sul difensore, visto il rendimento di Kalulu, di Tomori, il ritorno di Kier, si andrà a completare la rosa. Però sul centrocampista invece sì. E lì lascia a Henry. Ecco, arriviamo al centrocampista perché la notizia è arrivata ieri personalmente, poi staremo a vedere quello che accadrà, però mi arriva ieri direttamente da Marbella e dal ritiro del Lille, perché le mie fonti hanno parlato direttamente con il presidente, non c'è nessun accordo ancora tra Paris Saint-Germain e il Lille per Renato Sanchez. Ieri, tra l'altro, qualcuno parlava di un Renato Sanchez già partente, già in aereo nella serata di ieri, quindi che avrebbe lasciato, avrebbe salutato i compagni prima della partita per partire direzione Parigi. Così non è stato, così non è, non c'è ancora l'accordo. Ieri, portale portoghese, se non sbaglio, O Jogo riportava di questa offerta di prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni per una trattativa simile a quella che il Paris Saint-Germain ha già fatto con Mukiele dell'Lipsia, ormai del PSG, appunto proponendo di rinnovare il contratto con la società attuale. Quindi Mukiele ha rinnovato il contratto con il Lipsia, che era dato che era a scadenza, e poi ha fatto questa operazione in prestito con obbligo di riscatto. PSG, che avrebbe offerto la stessa cosa, sempre secondo gioco, al Lille per Renato Sanchez, ieri sera il presidente ha detto: guardate che non c'è nessun accordo, e qualcuno parla anche di un rifiuto di questa offerta. Quindi direi che siamo ancora in stallo. Quel che so è che dovremmo arrivare alla conclusione anche di questa telenovela che è durata parecchio, direi, e quindi poi staremo a vedere. Fatto sta che Renato è abbastanza al limite, credo il Paris Saint-Germain e il Lille pure. Noi anche. Noi anche, il Paris Saint-Germain deve prima cedere Wijnaldum, che è molto vicino alla Roma, e Gueye, Gana Gueye, che è molto vicino all'Everton, però prima deve cederli. Henry, noi siamo in questa parte del mercato sul centrocampista in attesa. Siamo in attesa, ma come lo siamo sempre stati ormai da un mese a questa parte? Ma in realtà ti dirò, lo siamo da molti mesi a questa parte.
Il Milan ha reputato che l'offerta all'Lille fosse congrua, quella fatta, e Lille anche, quindi ha accettato in parte quello che è l'offerta del Milan, cioè in parte perché vuol dire che non ha stretto la mano, non c'è l'accordo con Sanchez. Però il problema grosso è che eravamo in difficoltà con lui, con il contratto a gennaio, non si è fatto nulla quindi a gennaio, non eravamo d'accordo con lui all'inizio della primavera, alla fine della primavera, forse anche complice il fatto che non c'erano grandissime alternative in quel momento, lui aveva accettato la nostra offerta di 4, 4, 3 e mezzo più che 4. E poi siamo arrivati un po' lunghi noi, non siamo riusciti quindi a chiuderla, è rimasta aperta. Il Paris Saint-Germain ha rivoltato la società, ha cambiato il DS, ha cambiato l'allenatore, ha cambiato anche i piani, perché alcune operazioni di mercato con la vecchia dirigenza io non me ne sarei mai immaginato, invece adesso sì. E in questo momento, con la porta che si è riaperta del Paris Saint-Germain, lui sta tenendo un piede, diciamo così, in entrambe le scarpe. Però hai ragione tu, cioè siamo arrivati alla fine anche qua. Cioè, lui non si sta nemmeno allenando in gruppo, di cosa stiamo parlando? Eh Cioè, sì, dobbiamo è un veramente. peccato naturalmente, cioè, Dobbiamo anche arrivare qui a una conclusione, che sia da una parte o dall'altra. Poi, sì. se sarà da noi, daremo un colpo di spugna, cancelleremo magari questi ultimi 2 o 3 mesi, due dai, tre no, 2 mesi di secondo piano e porteremo a casa quello che ci serve, perché tanto in questo momento quello che ci serve è un centrocampista forte, già pronto, già che sia capace di fare lo scalino tale da avvicinarsi ai due titolari e che non sia troppo dispendioso dal punto di vista economico. Non è magari il centrocampista perfetto per noi, visto come siamo strutturati, può essere. Però a queste condizioni è un buon affare. Sì, ma siamo in chiusura, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, che guarderanno, guardano questo video naturalmente in differita o comunque dopo un po' di tempo che è uscito, ce l'abbiamo fatta con De Ketelaere. Vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana di Radio Rossonera, cioè anzi della settimana che inizierà lunedì perché è obbligo di riscatto, naturalmente domani è domenica, noi ci siamo sempre con obbligo di riscatto. Poi da lunedì dal 1 al 7 di agosto, quindi da lunedì a venerdì, faremo obbligo di riscatto tutte le mattine. Ci saremo sempre con voi, io e il direttore Simone Crittao, più alle ore 10, come sempre. Alle ore 16 invece c'è una Summer Edition di Radio Rossonera Talk, un pochino più ridotto, sempre stile video e non in diretta come questi, però insomma saremo con voi. Poi dall'8 al 15 di agosto ci perdonerete, ci prendiamo una mini pausa, eccezione fatta per il 13 perché c'è Milan-Udinese, inizia il campionato, pre e post partita, radiodescrizione, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie a tutti, grazie Simone Cristau, ciao Simo. Ciao, ciao ragazzi, ci ritroviamo domani mattina oppure direttamente lunedì, dipende cosa avete da fare domani mattina alle 10. O Esatto, o domani pomeriggio se non l'avete domani visto pomeriggio, domani. insomma, quello che sarà. Vabbè. Qui dalla tolda della nave, perché c'è un vento che Sì. è Dalle clamoroso, vi saluto. mie parti si dice cazza la randa. Pensa Dalle un po'. mie c'è un di vento. No, era una Il termine è cosa da simile. marinai. Ciao Vabbè. Henry. Ciao, ciao a tutti anche da parte di Enrico Boiani, a presto.